Promosso dal Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali della D'Annunzio, diretto dal professor Stefano Trinchese, il seminario sugli internati ex slavi ha rappresentato in qualche modo anche una sorta di gemellaggio con l'Università del Molise, da dove sono giunti due relatori, il professore di storia contemporanea Giovanni Cerchia e lo storico ricercatore abruzzese di recente insignito dell'onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, Giuseppe Lorentini, promotore del Parco della Memoria Casoli, dove trovò collocazione uno dei 15 campi di internamento nella nostra regione. A introdurre i lavori il professore di storia dell'Europa orientale alla D'Annunzio Francesco Caccamo. L'incontro ha preso spunto dal libro di Lorentini, Il caso dell'internatite di Fortunat Mikuletic, tratto dal drammatico diario di un internato costretto a esiliare dai territori dell'ex Jugoslavia, presa nella morsa dell'occupazione nazifascista, per essere recluso in Abruzzo. Si è molto dibattuto e si continua a dibattere sulla natura dei campi di internamento istituiti in Italia tra l'entrata in vigore delle leggi razziali del 1938 e l'ingresso dell'Italia nel conflitto della Seconda Guerra Mondiale nel giugno del 1940. Considerati a torto prigioni minori rispetto ai campi di lavoro o ai campi di sterminio, i campi di concentramento riservati prevalentemente a ebrei italiani e stranieri, apolidi, cittadini provenienti da paesi ostili al regime fascista, perseguitati politici e irredentisti slavi, erano comunque luoghi in cui esseri umani venivano privati della loro libertà, ma soprattutto gli veniva impedito di svolgere qualsiasi tipo di attività, attuando di fatto, come spiega Mikuletic nel suo diario, raccontato con dovizia di particolari da Lorentini, una sorta di tortura psicologica non meno violenta della tortura fisica. I campi di concentramento rimasero attivi fino al 1943, subito dopo l'armistizio, cominciarono poi a spopolarsi per giungere alla loro definitiva chiusura nel 1944. Adesso possiamo leggere questa testimonianza che è stata scritta durante l'internamento, quindi non si tratta di un ricordo a posteriori, ma è stata scritta come una cronaca ordinaria della vita del campo, e quindi ci mette, diciamo, di fronte a una nuova tematica, quella appunto del disagio mentale degli internati, che finora sia a livello storiografico ma anche a livello, diciamo, di studi più prettamente medico-psichiatrici non era mai stata trattata. L'esempio di questo diario curato da Giuseppe Lorentini è molto forte, non solo perché aiuta noi a riflettere sulla vicenda italiana, ma soprattutto aiuta a comunicare il nostro racconto di questi eventi con il punto di vista degli altri. Ha avuto grande successo in Slovenia, vogliono tradurre questa curatela, rilanciando questo libro nella loro lingua. Questo credo che ci aiuti anche a chiudere un capitolo in maniera corretta, attraversando criticamente il tema della guerra e ragionando sul futuro in maniera più serena e, come dire, sotto l'unico cielo dell'Europa unitaria, insomma.